va bene poi. 4-7? Famo game. 4 game, sì. Alla battuta. No, a 4 si arriva. A me non battono tutte e 4. No. Si arriva a 4. Si arriva a 4. Sono 3 pali. Al meglio dei 7. Alla... subito forte partita la coppia Stefano Andrea, pallonetto eccessivamente lungo chiamato fuori all'unanimità. Marco, felice la solita botta di culo, solito fortunato, c'ha il cappello di Lady Gaga. Inspiegabile errore di Stefano Bucci, inspiegabile. Marco c'ha già gli occhi di fuoco. Però tutto sommato sono felice di dire, faccio il giochetto tranquillo, c'è niente. A questo punto non sappiamo a chi è aggiudicarlo. Larga, mi dicono larga. Allora, dopo una lunga discussione il punto è di Marco. Aia, errore imprevisto di Felice, che non avendo il cappello di Lady Gaga si sente un po' a disagio. Senti questo, che cazzo. Quello che sentite in sottofondo è Elio che non riesce a star zitto manco un secondo. E c'è un telefonino che disturba il match. Marco, sempre con la sua ferocia, affronta la palla e fuori dell'inquadratura. Ecco, l'urlo dalla foresta è di Marco. Bravo Felice! Bravo! Non te devi concentrare, Felice, mi raccomando, eh! Incredibile, davvero! Quello è un sorriso, non lo fa manco così. Al servizio il signor Marco Pierguidi. Seconda palla. No! Aia! Il signor Marco lo vedo zoppicare e Andrea lascia una palla che cade in pieno campo. Aia! Aia! Come si chiama il medico in campo? Come si chiama? Ma deve il cecchino deve sparare. Scusa, no, c'è stato un problema, c'è stato. Questo ci dispiace, sportivamente non è giusto.
di qualcosa. C'ha avuto un infortunio Marco. Gna fa, porca miseria. Questa finale non meritava questo infortunio cazzarola. Il pubblico è dispiaciuto. Forza Marco, forza! Cazzo! Però gli avete tirata parecchio, ammazza! Vai Marco! Vabbè. Non mi c'entra tutto il campo. E Aradan. Taradan, taradan. No. Grande felice! Grande felice! Stai a rischiare tanto, felice? Felice mica lo sa quello che sta rischiando. Mamma mia. Ma infatti era rischiosissimo. Doveva andare a abitare a Tolfa, sennò ammazzava. Felice, vai, Felice, fa la differenza. Vediamo Marco Pierguidi zoppicare vistosamente. Colpito in pieno petto, senza paura del nemico, senza temere il nemico pallotto. Perché c'hai il reggiseno col ferretto, c'hai. Ecco qua. Aia, aia, uno pari, la partita come previsto è molto tirata, i giocatori in campo stanno dando il massimo, il pubblico sugli spalti esalta ognuno il proprio beniamino. Peccato, subbattuta potente di Andrea, ha detto il farmacista, Felice non riesce a trattenere la sbracciata e la palla va in corridoio. Seconda palla. Gran botta di Marco Pierguidi che da fondo campo lascia partire un missile e Stefano Bucci non fa altro che inchinarsi alla supremazia del giocatore di Cerenova. Con la solita cattiveria Marco Pierguidi colpisce ancora. Bel recupero di Felice. Un altro bel recupero. Ai. Bella bello smash alto di Stefano Bucci. Allora, al servizio Andrea. Yeah.
gran botta passante di Andrea su un'entrata troppo morbida di Felice. Però la partita è ancora lunga e tutta da giocare. Bel pallonetto di Andrea, detto il farmacista. È troppo lunga la rimessa. Più di così il mio amico Felice non poteva fare. 2-1 in favore di Stefano, detto il romanista, e Andrea, detto il farmacista. Guardate gli occhi da pazzo di Stefano, fagli vedere gli occhi da pazzo. Oh, grande. Ecco qui quel pollo di Giuliano. Pollo. Il match è veramente, secondo le aspettative, tiratissimo. Qui si gioca sul filo del rasoio. Adesso al servizio va Felice. Servizio a Felice, gran botta a rete. No! Su palla morbida di Andrea, lo sgambettatore Felice ci arriva e Stefano Bucci non riesce a tenere in campo la palla. Battuta e via. Seconda palla. Erroraccio di Felice, un erroraccio. Nemmeno il miglior Paolo ha visto fargli quegli errori. Qui c'è un infiltrato che ha passato due volte il tappetino. Un gran passatore di tappeti, persiani e non. Qui mi si attacca da tutte le parti, c'è un movimento pazzesco. Vedi che ha preso. Ah, Veronica Di Marco, la famosa Veronica Di Marco. Implacabile proprio. No, sì. Questi me lo piano a pallate. Da tutte le guaglie che avete tirato. Teneva abbozzato. Ecco al servizio Felice. Eccolo, bella palla, bella rimessa di Bucci, ancora buona la giocata, bravi, Bucci spinge, fa pressione all'avversario, uno scambio lunghissimo, aia. E Andrea la mette sulla linea, il pubblico in visibilio. Finale, partita degna di una finale importante. Il Monte Paparano 1000, ATP 1000 Monte Paparano. Grande giocata. Aumenta la pressione. Steccata. E fuori di poco. La tensione si taglia col coltello, ma anche col grissino. Secondo i gusti e secondo le abitudini. I popcorn stanno quasi per finire, le bibite pure, le sigarette sono finite. Sembrava riga. Larga, è chiamata larga.
seconda palla e risposta inguardabile di Stefano Bucci. Eravamo qua tutti presenti. Uniti contro il nemico, impavidi e senza temere della gloria. L'esperienza di Marco Pierguidi viene fuori al momento giusto. Ecco, Felice ci è rimasto male e se ne va. Boh, non lo so perché se ne va. Felice va, rientra in campo. Allora, quello che sentite è il ruggito di Marco Pierguidi in un momento di rilassatezza. È sempre lui. Aia, orribile battuta prima palla di Felice. Inguardabile, indecifrabile, incommentabile risposta. Due giochi pari. Questo è il game dei game. No, Paolo, sarebbe sempre qua. Mi dicono. Non ascolti veramente una. Cioè, io non posso fare l'operatore, la regia, il guardialine, tutto io devo fare. Allora, tutto ancora in ballo perché si arriva ai quattro game. Ma hanno pizzicato in certi punti, che non voglio dire. La partita si fa sempre più avvincente. Questa. Marco ha sussurrato un no, forse era fuori la palla. Ehi, grandissimo ace! Stefano Bucci si riscatta subito con un grande ace. Occhio alla penna. Che è? Beccate questa. No! Capolavoro di Felice. Capolavoro di Felice. La famosa quagliarella. La famosa quaglia. Quagliarella. Questa? Aia. Bello scambio, ancora. Grande! Grande! La folla invisibilio, grandissimo colpo segreto di Andrea. Questa nemmeno Gigigna la faceva. Quelli sono colpi veramente spaziali. Gigigno, chi è Gigigno? Un'altra riga! Mani di fata! Ma quanto è grande qua? Ma guarda, quanto è grande? 20 centimetri, la pia sempre. Ma quella non è una riga, quella è un tappeto. Qui si decide il match, in questo passaggio il match si può decidere qui. La tensione si taglia col coltello. Che sembra? Difatti. No! Felice dopo aver fatto miracoli mi fa una gran cagata.
Lasciatemelo dire, questa era una gran cagata. Tutto regolare, 40 pari. No, questa buona, poi. Tu dice come Florianza. A mezza strada. A sabbia uno, ma gli si arriva di curso. No, non so più. Era buona, capito? Ma fuori lui. No, dove no? Io lo tiro di sinistra, ho giocato. Tutto regolare, 40 pari, via. La violenza di Marco non lascia scampo. Vantaggio esterno e palletta in campo. Qui servono i nervi d'acciaio. Prima no. Seconda palla. Seconda palla. Questi non entrano nell'inquadratura. Ingenuità. Il braccino nei momenti clou, il braccino si sente, c'è poco da fare. La partita. Faccia piano, adesso è un momento topico. Mi dicono di fare piano. Non si faccia sentire, sennò si incazza. Io vedo che Marco bestemmia con la palla, però. Vedi, già c'è mamma il mia. Quello più alto. Stanno a venire squame. Non vola una mosca. Parità. Battuta e risposta. Felice all'altezza della situazione. Sembrava un punto fatto, invece Marco con un riflesso felino, direi. Mi dicono felino. La partita è veramente senza respiro. Pallonetto contro pallonetto. Marco sta in modalità rimetto tutto. Ai. La tensione è indescrivibile, il pubblico in visibilio, tutti in piedi sugli spalti, l'arbitro dice mettete seduti e quelli rimangono in piedi. La morfina aveva fatto effetto. Uno sguardo per la telecamera.